Sono riccionese nel cuore, parola di Alexa Eisenben, tedesca di Dortmund, da 50 anni a Riccione. In casi come questi, la classica pergamena di fedele di Riccione ci va un po' stretta. Subito dopo c'è la cittadinanza onoraria. E se la meriterebbe davvero la signora Alexa, tedesca di Dortmund, che esibisce, fotografie alla mano, un pedigree di 50 anni ininterrotti di vacanza a Riccione, anzi super vacanza, visto che è d'abitudine per la signora Alexa venire due volte all'anno a Riccione, a maggio-giugno e fine agosto-settembre. Alex da Dortmund a Riccione da 50 anni. La prima volta addirittura avevi 3 anni quando sei venuta a Riccione. Qual è il primo ricordo di Riccione? Quando? Sì, 60, 62, spaghetti al pomodori, l'acqua, savia. Sì, sì, sono i primi attimi, sì, sì. Ecco, da allora di tempo ne è passato, però tu ogni anno vieni almeno due volte a Riccione. Perché? È la mia patria, preferisco Italia da Germania. Ho pianto sempre, devo partire, e la mia mamma ha detto: ah, tu sei completamente matta, guarda, tutti i genti devono partire. E io ho detto: mamma, dicevo, mamma, hai ragione, ma gli italiani possono stare in Italia e io devo ritornare a Germania. Ho 9 anni, 10 anni. Ecco, però sei ancora bambina perché sei legatissima a Riccione, ma che cos'è che ti piace della perla verde di Riccione? La mentalità, la cucina, il verde, la sabbia, la Romagna, la musica. Lontano da te non ti può stare. Ecco, a proposito della mentalità, visto che noi amiamo molto la mentalità tedesca, soprattutto per come vivete il quotidiano, che cos'è che ti piace della nostra mentalità? Non testa quadrata. E... mentre noi amiamo la vostra testa quadrata. Lo so, ma è più cuore. È leggero, è ridere, è più cuore. Senti, tu dirigi la biblioteca di Coblenza, addirittura 200 km da casa tua, ogni giorno fai 400 km in treno. Se dovessi realizzare un libro di Riccione, che cosa ci metteresti all'interno di questo libro che parla di Riccione, della perla verde, della Teutonen Grill, ma dai, sì, è... Riccione, via Gramsci, e la chiesa Mater Admirabilis, e la mia chiesa, e Riccione Abissinia, non Riccione Alba, e più turistiche, ma Riccione Abissinia, e Viale Ceccarini, Nodante, al porto. E il mare? Mare, certo. Per chiudere, ce lo racconti in tedesco, perché grazie a internet magari ci seguono anche in Germania. Riccione è einfach... ist einfach schön, es ist ruhig, es ist grün, die Küche ist fantastisch und hier kann man einfach gut leben und gut Urlaub machen. Danke. Danke.